Raiden. Sì. Lo sai che giorno è oggi? No. Come no? Che giorno è oggi? Non lo so. Cioè, non ti ricordi che giorno è oggi? Che giorno deve essere oggi? Tuo compleanno, no? Come il mio compleanno? Il mio compleanno è a luglio. Allora. Non ti ricordi che giorno è oggi? Non lo so, che giorno è importante, non lo so cos'è. È importantissimo per due innamorati. L'anniversario no, perché non è l'anniversario, è a settembre. Non ci siamo. Ok, allora non cazzo. Non ho parole, veramente. Ah, oggi è domenica. E qua sto leggendo, domenica 14 febbraio. E quindi è domenica, perciò oggi è il giorno delle news. Eccola. Finito, anzi, un po' di fame, se prepari, per favore, grazie. Quantum Break uscirà anche su PC il 5 aprile, in contemporanea con la versione Xbox One, che però avrà in più Alan Wake. Noi di solito siamo per le esclusive di una piattaforma, altrimenti che la compriamo a fare. Peraltro la configurazione su PC è parecchio esosa se vorrete giocarlo al massimo della qualità. Il gruppo di hacker 3DM ha dichiarato di voler prendere un anno sabbatico e di non craccare e hackerare più nessun altro gioco, almeno appunto per un anno. Questo perché, secondo il gruppo di cracker, si chiamano così, ma non si mangiano, vabbè, battute stupide, eccetera eccetera, si vuole verificare quanto il mercato PC riesca ad andare meglio senza alcun gioco piratato. La verità è che molti pensano che questa sia una missione di sconfitta da parte del gruppo 3DM che, secondo molti, non riuscirebbe, non sarebbe in grado di craccare il Denuvo, il nuovo DRM, il nuovo sistema di protezione per i videogiochi, ancora non violato. Lo stesso team 3DM ha dichiarato qualche tempo fa che con un nuovo sistema antipirateria, proprio come il Denuvo, probabilmente la pirateria stessa sarebbe cessata per sempre. Chissà se non è un primo passo in questa direzione. Quest'anno non ci sarà alcun Assassin's Creed. A ufficializzarlo è stata la stessa Ubisoft, che ha preferito mettersi al lavoro sulla serie per migliorarla per l'anno prossimo. Per quanto fan della serie, noi siamo d'accordo con la mossa di Ubisoft, perché ci auguriamo che questa pausa di riflessione possa portare delle novità positive alla serie, che ne ha bisogno. E mentre la serie di Assassin's Creed, secondo noi, si prende il giusto anno di riposo per ripartire poi con più carica l'anno successivo, Watch Dogs 2 sembra essere l'ipotesi più ventilata per il titolo di punta AAA di quest'anno di Ubisoft. Si vocifera di un episodio di Watch Dogs 2 ormai da tempo e speriamo che il secondo episodio possa rimediare a tutti i danni fatti dal primo, che ci si aspettava un capolavoro e poi era una merda. Finora si tratta soltanto di rumor e di conclusioni logiche, perché Ubisoft deve sostituire Assassin's Creed con un'uscita di rilievo quest'anno stesso. Ma sappiamo soltanto per adesso che eventualmente un Watch Dogs 2 potrebbe essere ambientato a San Francisco. La divisione medio orientale di PlayStation ha pubblicato un tweet che ha fatto risultare i più nostalgici, ovvero l'immagine di Crash Bandicoot con la scritta Wanted, il più ricercato, dove sei Crash Bandicoot? Che si tratti di un tweet fine a se stesso oppure dobbiamo aspettarci l'annuncio di un nuovo capitolo della serie? Se così fosse, internet collasserebbe. Gli sviluppatori di The Division hanno detto alla loro riguardo il presunto downgrade del gioco anche su PC e non soltanto sulle console, sostenendo che il gioco sarebbe un po' castrato su PC proprio perché deve adeguarsi alle versioni per console. Già, cioè io ho un PC ottimo e me lo devo vedere male il gioco perché deve essere uguale alle versioni Xbox One e PS4, che necessariamente, per necessità dell'hardware, devono essere inferiori alla controparte PC. Ma che cazzo di ragionamento è questo? Che qua ci sta un regime, lo faccio, via, lo faccio. Secondo alcuni rumor alquanto vaghi, NX potrebbe avere delle caratteristiche tecniche simili a PlayStation 4. Questo perché, secondo un insider, uno sviluppatore vorrebbe portare il proprio gioco già uscito su PlayStation 4 e definito tecnicamente imponente anche su NX. Secondo noi una similitudine tra NX e PS4 e Xbox One sarebbe il minimo, altrimenti non avrebbe proprio senso per Nintendo far uscire una console diversa da Wii U. Abbiamo visto quindi che Quantum Break uscirà sia su PC che Xbox One, ma sembra che per Microsoft potrebbe essere questa una regola anche per il futuro, ovvero i giochi di Microsoft, trattati comunque da Microsoft, usciranno sia su Xbox One che su PC, grazie a delle caratteristiche precipue di Windows 10, il nuovo sistema operativo. Inoltre Phil Spencer ha fatto sapere che i giochi in uscita su Xbox One potranno essere acquistati per Xbox One ma giocati anche su PC, proprio per quello che si chiama cross-buy o cross-platform. Di conseguenza immaginiamo, anche se non abbiamo ancora certezze sotto questo punto di vista, che potremmo
potremo giocare dalla nostra Xbox One contro o in cooperativa con un amico che invece ha lo stesso gioco ma in versione Windows 10 su PC. È una cosa ottima che da tempo onestamente speravamo succedesse, però ovviamente solleva dei dubbi riguardo la console di Microsoft. Certamente ne siamo sicuri che questo stratagemma, per quanto sia più a favore di noi videogiocatori che quindi potremo scegliere la versione preferita tra PC e Xbox One di uno stesso gioco, secondo noi però questa scelta potrebbe far vendere meno console Xbox One, il che potrebbe essere controproducente per Microsoft. Non lo sappiamo, non sappiamo ancora bene dove voglia andare a parare la casa di Redmond. L'unico contro è appunto il fatto delle vendite di Xbox One, che inevitabilmente calerebbero, almeno secondo noi, magari ci sfugge qualcosa. Fateci sapere come la pensate voi qui sotto nei commenti. Apple ha rifiutato di pubblicare su dispositivi iOS The Binding of Isaac Rebirth perché conterrebbe violenza contro i bambini. Lo sviluppatore Tyrone Rodriguez ha risposto con molta stizza al rifiuto, affermando che per esempio The Walking Dead è stato invece accettato da Apple nonostante presentasse violenza contro i bambini ed è evidentemente molto più realistico di The Binding of Isaac. E che cos'è Tyrone Rodriguez, il figlio della schifosa? FIFA 17 potrebbe avere una storia, una trama in un gioco di calcio, quasi più inutile che in un film porno. Anzi, sicuramente più inutile, sì. In realtà si tratta di enormi rumor, cioè talmente rumor che cioè, non è neanche una vera notizia in realtà, però ve la diamo lo stesso perché se ne è vociferato in questi giorni. Sembra che il team di sviluppo di FIFA 17 stia cercando degli esperti in scene in computer grafica. Questo potrebbe voler significare qualsiasi cosa, ovvero delle scene di intro, di outro, delle scene per i festeggiamenti, per la sconfitta, per qualsiasi altra cosa che possa rendere il gioco più interattivo e più coinvolgente, ma potrebbe anche significare qualcosa che in questo periodo si è fatto parecchio suggestivo, ovvero una vera e propria trama per il gioco. Neanche due giorni dopo aver portato Red Dead Redemption nella nostra rubrica Replayer Inside sul secondo canale, Microsoft aveva rilasciato il gioco in questione nella lista dei titoli per la retrocompatibilità di Xbox One con Xbox 360. Essendosi trattato di un errore, il gioco è stato poi rimosso, ma ciò ci fa ben sperare di poterlo vedere ufficializzato. In realtà già sapevo che oggi è San Valentino, ho fatto finta nell'intro per essere un po' il maschio duro che non sa che cosa sono queste festicciole da donnine. No, lo so per un preciso motivo, in realtà, ovvero sono disponibili nuovi costumi per San Valentino e quindi entriamo nell'angolo delle minne di Dead or Alive 5. Ah, che bellezza, guardate che belli costumi che accentuano le forme delle protagoniste, veramente molto belli. Ah, questo è il massimo per... Regia, è angolo delle minne e c'è qualcosa che... Ah, i costumi sono disponibili anche per i combattenti maschi. Ma allora non mi interessava, scusa, io l'angolo delle minne... No, tutto il rispetto, perché poi pure begli uomini, oddio, un po' sgonfi sotto, però begli uomini. Ma non mi interessava personalmente. Vabbè, ma sì, dai, viva tutti, ma chi se ne frega. Piccola rivoluzione sul secondo canale, stiamo cercando di portare gameplay di tutti i giochi più importanti in uscita ogni mese, date un'occhiata! Vi ricordiamo come al solito, e non è un obbligo ovviamente, ma è soltanto se ve la sentite e se vi è piaciuta veramente la puntata e se volete supportarci, di lasciare un like, un commento, soprattutto un commento, siamo anche più contenti se lasciate un commento e quant'altro, dove per quant'altro non si intende nient'altro perché o like o commento, che dovete fare. Alla prossima! E che cos'è Tyrone Rodriguez? No? Dai. E che cos'è Tyrone Rodriguez? Vieni a ridere! E che cos'è Tyrone Rodriguez? E che cos'è Tyrone Rodriguez? E che cos'è Tyrone Rodriguez? Il figlio della schifosa. Dai, questa volta ce la devi fare. E che cos'è Tyrone Rodriguez? Il figlio della schifosa?